Benvenuti a mio ombra in un nuovo episodio su Pokémon Diamante Lucente. In quello precedente abbiamo sconfitto il capopalestra di Canalipoli, Ferruccio, e ottenuto così la nostra sesta medaglia, oltre che aver guadagnato la possibilità di utilizzare forza al di fuori della lotta, che prima o poi insomma ci servirà per proseguire il nostro cammino, la nostra avventura. Detto questo, siamo tornati a Rupepoli perché quando eravamo a Canalipoli è successo qualcosa di strano. Insomma, Rowan ci stava dando un incarico, anzi stava dando un incarico a me, a Lucinda e a Gary, ovvero quello di indagare su tre Pokémon misteriosi. Ma mentre eravamo nella biblioteca c'è stato un terremoto, una scossa di terremoto. Un marinaio ci ha detto che quella scossa proveniva proprio dal lago Valore e quindi dobbiamo recarci là per indagare, per capire cosa può essere successo. Per cui andiamoci. Allora, bicicletta e via. Ah, tra l'altro si è anche evoluto Riolwyn Lucario, grande Lucario, finalmente. No, beh, ancora non ci sarà troppo utile perché è un pochettino bassino di livello, ma spero di farlo salire, insomma, più o meno velocemente. Dunque, andiamo giù. Qui gli allenatori li abbiamo affrontati, quindi siamo a posto. Bicicletta veramente velocissima, quasi impossibile da controllare, direi. Allora, penso che io debba andare di qua. Eccoci. Sarei quasi tentato di usare un repellente, anzi lo uso. Senza quasi tentato, perché qui non ho voglia di perdere troppo tempo con i Pokémon selvatici. Allora, riva del lago. Qui. Non siamo mai entrati qua ancora. O sbaglio? No, perché l'altra volta eravamo rimasti di là. Ok. Allenatori. No? No. Ah ah ah, prossima fermata, Lago Verità. Il barlume di civiltà più vicino è quella sottospecie di città chiamata Due Foglie. Potremo proseguire incontrastati. Bene. Magica. Poverini. Ma cos'è? Hanno prosciugato tutto qua. Ma no. Allora, tu mi sfidi? Mi sfida. E il bello è che ero anche riuscito a schivarlo. Ti farò sguazzare nella melma come un Magikarp. Che forte. Visto che roba? No, no. Qui non credo ci siano i Pokémon. A parte tutti questi Magikarp. Neanche il Team Galassia sa che farsene dei Magikarp. Che Pokémon inutili. Poverini. Se li fate evolvere, però, non sono così tanto inutili. Allora. Sfida. Abbiamo fatto esplodere la bomba galattica. Che scoppio che è stato. Ah. Quindi, vabbè, non è che ci fossero molti dubbi, però sono stati loro a causare quel boom e quel terremoto. Golbat. Vai, un Doom! Mi sa che per mosse migliori di tipo volante bisognerà aspettare ancora un bel po'. Ma ancora un bel pochino. I tuoi Pokémon mi hanno dato una lezione. Che smacco. Ne avevo già visto un altro di sfidante. Questo. A meno che non ci sfidi. Ti pugnerò per conto del nostro capo. Nessuno può permettersi di sfidare il Team Galassia. A parte noi. Grr, sono stato punito io alla fine. Magikarpa. Ah, bene. Tu. Che c'è? Sei anche tu fra quei babbei che abbiamo convinto a stare di guardia all'entrata? Beh, non importa chi sei, soprattutto a questo punto. Le cose si stanno facendo davvero divertenti. Tutti i Pokémon leggendari verranno portati al nostro covo a Rupepoli. Dici? Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro, cosa è successo. Grotta Valore. Dove dovevamo venire in cerca di quel Pokémon misterioso. Comandante, la missione procede senza intoppi. Il capo dovrebbe essere soddisfatto. Lo facciamo per il bene di tutti, ma soprattutto per il bene del Team Galassia. Conosco quegli occhi. Non sei tu il ragazzino che si è introdotto nel covo del Team Galassia a Evopoli? Pff. Giovia dovrebbe vergognarsi di essere stata battuta da un poppante come te.
ma chiunque si opponga al Team Galassia deve essere annientato. Non verrà tollerata la benché minima ostilità. Un comandante. Questa volta è uomo. Prime due erano donna. Vai, Kadabra. Ho un Doom. Andiamo con una mossa buio. Rivingita. Agisce dopo il bersaglio. Non lo so, credo che saremo più veloci noi. Beh, non è detto. Sono morso. Ah, lo ritira. Attenzione, mossa astuta. Toxic Rock. L'evoluzione. Finalmente qualcuno che ce l'ha evoluta. Ok, ritorniamo poco. Bravo. Tipo lotta. Vai. Becchetti però lancio a fiamme. In the face. Tossina. Oh, 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 oh. Avvelenato. Vabbè, durerà ancora poco. Dai, dai, dai. Niente cure, quindi via. Vediamo se questo era il suo Pokémon migliore oppure no. Non credo, ma... si sa mai. È iperavvelenato qua, fa male, eh? Bronzor. Cambiamo il Pokémon. No, in realtà no. Vado con lanciafiamme. Vado con lanciafiamme. Vai. Very good. Resisti, amico mio. Kadabra. In realtà potrei tenere benissimo un Doom, ma... anche Luxray ha, volendo una mossa di tipo buio, morso. Ma perché dobbiamo cambiare su una? Cioè, ogni tanto variamo, ma... quando va bene un Pokémon, teniamocelo, no? Morso. Che non sarà la mossa della vita. Ma va bene abbastanza per tirare giù Kadabra. Undum sale. Empoleon. E Lucario. Non posso utilizzarlo mai. Perché è troppo basso. Ehi, ci sai proprio fare. Ora ho capito perché ti opponi al Team Galassia. Se non entra Empoleon non guadagniamo il doppio. Perché ha moneta amuleto. Vabbè, pazienza. Mi sono lasciato sconfiggere anch'io. Sono riuscito solo a guadagnare tempo. Ma non importa. Un bambino come te non riuscirà mai ad arrestare il corso del tempo. Il Team Galassia catturerà i tre Pokémon leggendari dei laghi. Con il loro potere creeremo un universo completamente nuovo. Ormai Martes dovrebbe avere già catturato il Pokémon del Lago Verità. Wow. Dov'è il nostro Pokémon qui? L'abbiamo già preso? Vediamo cosa dobbiamo fare. Qua. Vai a dare un'occhiata al Lago Verità. Ci siamo. Beh, probabilmente dovrò uscire, immagino. Ok. Usciamo. Temo che non sia ancora tempo per quel Pokémon. Ah, dobbiamo andare all'altro lago. Ok. Ci sono arrivato adesso. Adesso stavo pensando al lago in cui eravamo noi, ma questo è il lago Valore. Invece ci dice di andare al lago Verità. Quindi cambiamo lago. Perfetto. Adesso ci sono. Allora, andiamo a due foglie, vai. Perdonatemi, ma... avevo detto male. Infatti qui avevamo finito tutto. Due foglie. Bicicletta. Ah, siamo ritornati agli inizi. Eccoci. Questo è il primo lago che abbiamo visto. Ah, Shadow, che tempismo. Quei tipacci del Team Galassia vogliono catturare il Pokémon leggendario. Devi aiutare Lucinda.
Dov'è? Ah, ce n'è uno qua. Niente di personale, ma adesso ci penseremo noi a bloccarti qui. E andiamo a aiutarla, dai. Per riportare la pace nel mondo dobbiamo prima controllarlo. Avrei altri piani io. Chiamiamo il Silcun. Undum è ancora avvelenato. Non ho curato il Pokémon. Mi sono dimenticato. Vabbè. Comunque. Questo intanto va bene. Surf, meglio non usarlo. Colpisce anche il nostro Pokémon. Glamiao. Vado con gelo raggio. La prima volta che lo utilizzo. Boom. Next one. Sgo. Roselia sale. Ah, ho ripreso in squadra Roselia. E ho tolto Toxicroak. Probabilmente l'avevate già visto anche da soli, però ho fatto quel cambiamento lì. E possiamo evolvere Roselia, adesso che ci penso. Ho la pietra brillo presa nell'isola dove ho ottenuto l'uovo di Riolu. Allora. Neutralizza tossina? Ho letto bene? Grande. Si è affezionato, adesso vuole fare colpo su di noi, quindi. È pompato a bestia. Bravo, bravo, bravo. Ci piace così. Lancio a fiamme. Sì. Aspetta, ma... gelo raggio... ah, sì, sì, ha fatto il suo. Ok, ok. È un distratto. Via. Eccolo lì. Stavo anche guardando prima, ma ero assente. Stavo pensando ad altro. Ok. Golbat. Bene, anche questo sciottino con gelo raggio. E Glamiao di nuovo. Allora, lancia fiamme su Glamiao. E gelo raggio su Golbat. Un bel incrocio. Fuoco e ghiaccio. Vai Empoleon. Fatti valere. Babù. Basta. Finito qui. Oh yes. Anche questa sconfitta faceva parte del piano. Ah. Ma chi la doveva bere? Tu sei troppo giovane per capire. No, no, noi capiamo. Voi siete cattivi. E noi buoni. Ah, c'è di nuovo la comandante. Manderò in orbita la tua squadra di Pokémon. Se questa missione andrà in porto, ci daranno un bel aumento. Vil denaro. Pensano solo al vil denaro. Distruggiamoli. Beautifly morto, ok. Iondum. Beh, anche l'altro morto, è stanchi, però. Lancia fiamme. Andiamo con Surf. Kamikaze. No, dai. Ottimo. Sapete adesso cosa faccio? Una mossa... Lucario Ferrostrido... No. No. Faccio una mossa magari stupida, ma... allo stesso tempo spero... Che sia corretta, che sia buona. Vorrei cercare di far salire di più Lucario, quindi... provo a switchare e mettere Lucario. Sperando che non lo sciottino. Vediamo. Ti prego Lucario, resistimi. Ok. È uguale. Vai Lucario, partecipa alla lotta, su. First time. Eccolo qui. Tanto un Glamiao, ce lo togliamo dalle scatole. E l'altro... avrà vita breve.
Nemesi. Su Lucario, ovviamente. Non mi ricordo assolutamente di che tipo è Nemesi. Normale, perché se gli ha fatto poco danno, evidentemente. Ok. Forza Sfera. Non attaccherà mai, penso. Lascio il boss. No, volevo vedere. Vabbè. Ah, sì, sì, ce la facciamo. Non è tanto pesante come Pokémon, quindi gli abbiamo tolto poco. Boom. E guarda lì. Riesce anche a tirare giù un Pokémon nonostante il suo livello. Perfetto. È un po' più di exp forse alla presa rispetto a stare in panca. Mi hai spezzato il cuore. Non ho letto il primo, ma... va bene così. Allora, adesso o c'è un'altra sfida in doppio qua, o sì, in singolo, non lo so. Sta di fatto che sposterò il Pokémon. Non lo so se ho fatto bene, ma lo scopriremo. Quella faccia, che brutti ricordi. Parlo dell'impianto turbine. Ho avuto parecchi guai per causa tua. Cos'è quella faccia? Ti ricordi di me, voglio sperare. E vabbè, ti dirò di nuovo chi sono. Io sono la fortissima e affascinante Martes, una comandante del Team Galassia. Allora, che c'è? Sei qui per salvare qualcuno? Non avete nessuna possibilità, nemmeno la più infima. Vi batteremo. Ah, ok. Quindi Lucinda non joina? No. Siamo uno contro uno, giusto così. Quindi il rematch. Rematch versus Martes. La mossa azzeccatissima, buttare Empoleon qua. Ha resistito. Non me lo aspettavo. Surfiamo. Per risparmiare un PP. Voilà. Uish. Non so se l'avevate mai vista, Surf, in azione. Ok. Bronzor. No, Lucario non è rischioso perché poi è tipo anche psico. È vero che è tipo acciaio, però è anche psico, quindi rischierebbe di fargli molto male. Non so se è il caso di rischiarla. Quindi vado con... ma rimango così, se ne frega, dai. Vai Bronzor, sei in tutti noi, in meno. Allora, io presumo che con Surf, insomma, andrà giù. No. No. No, stordiraggio, bastard. Ma perché non ho buttato un Undum che lo shottava subito? Vai. Dimmi che attacchi. Fai bella figura su di me, Empoleon. Bravo. Empoleon sì che ne capisci. Brutto colpo addirittura. Se lo facevi prima, era già morto, ma... dettagli. Si sale ancora. Puragli. Che tipo è? Puragli. Puragli è tipo normale. Magari faccio una cavolata, così non prende neanche quel poco di exp che avrebbe preso, però... voglio provare. Non so quanto li potremo mai togliere. Vediamo. Dai Lucario, sei più forte. Credici. Aia. È anche acciaio, amici. Quindi ha resistito. Se non fosse che lui è più veloce, riuscivamo a tirarlo giù. Anzi, se Lucario aveva la vita piena... non so se è possibile. La rischio? Ok.
la potenza di Lucario. Ho tirato giù un Pokémon a livello, quant'era? 39? E Lucario è al 29. Mi sembra 39. Oh, adesso sì che ha preso un bel po' di exp. Grande Lucario. Di nuovo. Tu ci sfidi e noi ti sconfiggiamo, è la prassi. Ho perso di nuovo, prima l'impianto, ora il lago verità. E tutto per colpa tua. Una cosa del genere non può succedere a una comandante del Team Galassia. Calmati, Martes. In fine dei conti, io la mia parte l'ho fatta. La mia missione era quella di portare il Pokémon del lago al vostro covo, al nostro covo. E l'ho fatto senza alcun problema. Quindi, missione completa. Compagni, andiamo. Il capo ci sta aspettando al covo. I Pokémon dei tre laghi in qualche modo sono tutti collegati. Grazie alla tenacia di Saturno, al lago Valore è apparsa una grotta. Era la grotta dove dormiva il Pokémon Mesprit. Probabilmente Mesprit è comparso anche per aiutare i suoi amici. Ma che dire, ci è andata proprio bene, è stata facilissimo catturarlo. Ricapitolando, Mesprit, la divinità delle emozioni, Azelf, la divinità della volontà, Uxie, la divinità della conoscenza. Ora che li abbiamo presi tutti, potrai vedere quali sono i piani che il Team Galassia ha per loro. Capisco, lo stesso è successo anche al Lago Valore. Un altro Pokémon leggendario è stato portato via dal Team Galassia. Avete entrambi affrontato dei veri e propri criminali. Il fatto che ne siate usciti illesi è di per sé una buona ragione per festeggiare. A proposito, e il Lago Urguzia? Gary non sarà in pericolo? Ci andiamo? Sì. Andiamoci, andiamoci, perché no? Allora, il Lago Urguzia dov'è? Ah, qua su in cima. Mi sa che sarà un lungo viaggio. Ce lo spariamo però. Allora, andiamo qua a Memoride e curiamo per prima cosa i Pokémon, che poverini sono stati anche troppo bravi. Orgoglioso di essere riuscito a tirar giù quel Glameow con Lucario. Orgoglioso. Vai. Ha la lastra che aumenta le mosse, il danno delle mosse di tipo lotta. Lucario. Era l'unica che gli potevo dare, quindi bene così. Probabilmente c'è anche servita. Non so di quanto aumenta il danno, però. Io un po'. Allora, da qua possiamo andare a qualche parte, in realtà? Oddio, non sono mica sicuro che si possa fare. Vediamo. Beh, in teoria sì. Ok, sì, di qua. Non ci siamo ancora venuti quassù. Vediamo però da dove possiamo passare. In realtà... Ah, più a sinistra. Ok. Percorso 211. Non prenderò le bacche per la prima volta nella mia vita. Questo ci vuole sfidare e per la seconda volta forse nella mia vita volevo schivarlo, ma non ce l'ho fatta. Dannazione. Mi è andato in giù storto. È sconfitto Philip. Una passeggiata. Non capisco proprio perché non sono riuscito a vincere. Allora. Abbiamo evitato i Pokémon selvatici, incredibile. Via. Qui c'è un'altra serie di allenatori, lì c'è Scalaroccia, quindi no, andiamo di qua. Sarebbe interessante capire se ci potevo arrivare anche da Evopoli. Forse sì. Forse sì, magari può servire forza, non ho idea. Allora, vi ricordate, no? Questa zona qui ci siamo entrati... per poco, in realtà. Ah, ok. Mi sa che è meglio da giù. Ci siamo entrati. Ma non abbiamo fatto granché. Non mi ricordo tra l'altro se eravamo proprio in questa zona qui. Fammi vedere giusto per... No, infatti eravamo in un'altra parte di questo monte. Comunque... forse nella parte più bassa. I repellenti, cacchio, sono un po' a corto, infatti. Non ne ho più. Però ne ho uno super, super repellente. 30... Ah, li ho presi, è vero. Avete anche visto quando li ho presi, sì? Sono fermato al market. Grande Shadow. Sono stato previdente. Allora, di là c'era altra roba. È possibile... Ma andiamo avanti. Allora, qui ci serve Scacciabruma. Via. Top.
paccaroccia. Speriamo ci sia un Pokémon. Là. Sacchetto polvo stella. Molto bene. Ah, volevo vedere una cosa prima di dimenticarmi. Quassù c'è la palestra. Nevepoli. Non mi fa vedere niente, non lo so in realtà. Forse no, non mi sembra ci sia. Però non ne sono sicuro. Allora, lì c'è surf da usare. Lì c'era un'altra cosa. Io sto tirando un po' dritto, eh. Per una buona volta. Il problema di tagliare è che si rischia a volte, non sempre, di lasciare cose magari utili indietro. Comunque, percorso 206. Là dentro, boh... un po' di voglia di tornare indietro, di cercare tutto, di ispezionare tutto, ce l'ho. Ma devo resistere. Allora, bello qui. Guarda la neve. Ci blocca. Andiamo giù. Su. Sarà il percorso giusto. Questa mi sa che... no, non è schivabile. Ok. Sono pronta ed equipaggiata alla perfezione. Possiamo iniziare quando vuoi. Subito. Ok. Avrà dei Pokémon di tipo ghiaccio? Boh. Avrebbe senso, ma non è detto, infatti. Ok, Lopunny. Però aspetta, mi sa che la prossima palestra è di tipo ghiaccio che dovremo affrontare. Quindi ci sta in realtà che ci sia lassù in cima, eh? Non lo so, non lo so. Surf. Vai giù? No. Livello 37. Beh, iniziano a migliorare, dai. Grandi. Via. Ma Rosilia sale. Ah, già dobbiamo evolverla, eh. Lo faremo prima della fine dell'episodio. Ma come? Come? Andiamo. Questo lo prendiamo e qui... guarda come lì come scia antigelo. Riusciremo ad arrivare? Ormai interrompere qui mi sembra abbastanza... stupido. Oddio, ma... aspetta un po'. Abbiamo fatto il giro dell'oca o... abbiamo fatto il giro dell'oca. Mio Dio, ma quindi questo significa che devo rientrare? E che non era quindi la strada giusta? Non ne ho la più pallida idea. Beh, cosa ci serviva a venire qui? Per sfidare due o tre allenatori? Ah, scherzetto. Vado giù. E siete pronti per la mia evidenza? Siete pronti per la mia... e io che la volevo schivare. Ho aspettato troppo andare in giù. Vabbè. Sconfitta. Che delusione. Ti capisco, ma... d'altra parte, sei tu che mi hai sfidato. Allora, qui... un letto caldo e poco più. Ah, questo è per riposarsi. Beh, in realtà potremmo anche decidere di interrompere qua, ragazzi. Vediamo un po'. Parliamo con lui. Parliamo col letto. Via. E curiamo la squadra. Io direi che possiamo interrompere qua. Non so quanto manca. Mi sa che ancora un po' di strada da fare c'è. A giudicare dalla mappa. Quindi, io salvo. Ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando. Spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutte le incontri da cui mi sono aiutate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao.